No, sicuramente il primo tempo siamo andati sotto subito, come ci era già capitato in un'altra partita, però è già la seconda partita e riusciamo a riprendere il secondo tempo. Questo vuol dire che la squadra è unita e vogliamo a tutti i costi il risultato ogni volta. Il secondo tempo credo che ci fosse un rigore netto, quindi potevamo pure vincerla, ce lo meritavamo. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo preso un punto che all'inizio della partita sembrava quasi impossibile, però vuol dire che la squadra c'è, è viva, perché è già il secondo risultato, andiamo sotto 2-0 e rischiamo di ribaltarlo, quindi vuol dire che l'unione della squadra è importante. All'inizio queste partite finivano 4-5-0 e ora invece rischiamo ogni volta di vincere 3-2, vuol dire che qualcosa è cambiato. Era un periodo in cui non riuscivo a dare quello che forse davo all'inizio dell'anno. Però credo che succeda a tutti i giocatori, io vorrei sempre fare un gol o un assist a partita, credo che tutti i giocatori lo vorrebbero. Ci sono momenti in cui uno fa meglio, momenti in cui fa peggio, io credo di essermi sempre allenato per fare la differenza. Oggi ho fatto l'assist e sono contento, ma cerco di farlo ogni partita. Ora ci aspetta un'altra battaglia con una squadra che tutti sanno come è una corazzata, diciamo. Però noi la viviamo e la giochiamo sempre spensierati, cercando il risultato, anche se è il Modena, se è la Reggiana, qualsiasi squadra, la rispettiamo, però cerchiamo di imporre il nostro gioco. Modena, se vai sotto 2-0, poi credo sia molto più difficile recuperarla, quindi noi saremo attenti e cercheremo comunque di far male, non vogliamo fare mai partite difensive, quindi imponiamo il nostro gioco e poi ce la giochiamo a viso aperto.